i due conduttori ad un passo da un traguardo molto importante. Senza dubbio una delle coppie più longeve della televisione italiana è quella composta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Quest'ultimi, infatti, tra due anni festeggeranno le nozze d'argento perché si sono sposati il 28 agosto del 1995. Un grande obiettivo che il giornalista romano vuole festeggiare alla grande con la sua adorata moglie. Maurizio Costanzo e il matrimonio con Maria De Filippi. Recentemente in un appuntamento del programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, Maurizio Costanzo ha parlato a lungo di come aver conosciuto Maria De Filippi. Il conduttore romano ha svelato alcuni particolari della nascita della sua storia d'amore con la regina della televisione italiana. Non mi sono innamorato subito di Maria, ma mi colpì per la sua intelligenza. Poi si sa, da cosa nasce cosa. Siamo andati a vivere insieme nel 93 e abbiamo avuto l'attentato in via Fauro. Ha raccontato il giornalista Capitolino. Poi Vespa gli ha chiesto come mai lui e Maria sono convolati a nozze proprio quel giorno. Il diretto interessato ha risposto così: perché è il mio compleanno e non mi andava di fare troppe feste. Con Maria vorrei condividere il resto dei miei giorni e spero sia colei che terrà la mia mano quando morirò. Maurizio Costanzo, Maria è il dono più grande e Maurizio Costanzo ha ben quattro matrimoni alle spalle. È padre di tre figli e nonno di quattro nipoti, quindi è circondato da tanto amore. Ma secondo quanto testimoniato dal conduttore dell'intervista, Maria De Filippi rappresenta uno dei doni più importanti della sua vita. Durante la sua lunga chiacchierata ad un settimanale, il giornalista romano ha dichiarato questo. Sono arrivato al quarto matrimonio per trovare quello giusto. Il segreto per conquistare le donne. Esserci, prima cosa. Seconda, farle ridere. Noi uomini siamo noiosi di solito. Ma ripeto, esserci. Tra due anni saranno nozze d'argento con lei. Inimmaginabile. Ora lei lavora molto, ma continuiamo a difendere le nostre cene assieme. Nonostante la conduttrice di Uomini e Donne e il marito dormono in due camere da letto separate, i due sembrano molto uniti e innamorati. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.